Nell'ambito dell'operazione denominata San Silvestro, tuttora in corso ad opera della Guardia Costiera e con il supporto di veterinari dell'ASL, è stata monitorata la filiera ittica a tutela del consumatore nelle province di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia. Sono finite sotto la lente di ingrandimento pescherie, mercati ittici, grande distribuzione ed alcune società di import e export. 10 persone sono state denunciate a piede libero alla magistratura per i reati di ricettazione, frode in commercio, commercio di esemplari sotto misura e vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione. Tra i provvedimenti adottati dalle autorità, la chiusura di uno stabilimento per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita all'ingrosso di pescato a Mora di Bari ed il ritiro di una piattaforma per la grande distribuzione di oltre una tonnellata di brosme salato per sospetta contaminazione da Anisakis. Tra le frodi accertate, l'etichettatura fraudolenta di filetti congelati di pangasio, la vendita di filetto di molva spacciato per filetto di baccalà, il traffico illegale di specie protette, la vendita di mazzancole tropicali allevate e congelate spacciate per gamberi locali freschi, la vendita di 14 esemplari di tonno rosso allo stadio giovanile ed il pericolo Anisakis. Sono stati inoltre accertati illeciti amministrativi, quali violazione dell'obbligo della tracciabilità e rintracciabilità, vendita di prodotti scaduti e mancanza di autorizzazioni sanitarie per il commercio all'ingrosso. Elevate complessivamente sanzioni per 84.000 euro e sequestrati più di 45.000 kg di prodotti ittici che, se immessi sul mercato, avrebbero consentito un guadagno di oltre 500.000 euro.